Buonasera, ben arrivati, siete numerosissimi. Per la rassegna Identities e leggere il contemporaneo della Nottola di Minerva, oggi presentiamo un libro speciale, Il digiunatore, di Enzo Fileno Carrabba, che ringraziamo che è qui con noi. A dialogare con Enzo c'è la giornalista di Repubblica, Maria Cristina Caratù, che segue questo, che ha così sempre seguito le nostre presentazioni con interesse, perché questo lavoro sull'identità è un lavoro che inizia da lontano e stiamo facendo un lungo viaggio. Questa volta lo dedichiamo alla identità e immaginario. La storia di Giovanni Succi forse la conoscete, forse no, è molto interessante, è molto attuale, molto contemporanea. È una bella sfida, una bella ricerca. Grazie di essere qui. Oggi ci leggerà, le letture saranno a cura di Gianluigi Tosto, che è un lettore, sapete, incredibile. Grazie, buon ascolto. In certi pomeriggi lunghi, le carovane uscivano dal paradiso terrestre e puntavano diritto verso il paese, cariche di pietre preziose, elisir e frutti sconosciuti. Approfittavano di circostanze cosmiche favorevoli, segnalate dalle fosforescenze del cielo, e abbandonavano il giardino dell'Eden, un luogo che esiste ancora, ma non è più abitato da persone normali. Erano carri traballanti, casette con le ruote di legno, strani veicoli che portavano scimmie e pappagalli, uomini forzuti, donne magiche. Guidati da una stella o da uno sciame meteorico, si dirigevano verso la nostra normalità. Un viaggio nebuloso e difficile. Raggiunta la pianura, i cavalli affondavano nel fango alluvionale lasciato dal diluvio, venivano inghiottiti dai fossili sparsi da Dio. Alla fine arrivavano solo pochi carri o un carro soltanto. A volte appariva un uomo solo, senza il carro, magari con una ruota di legno che lanciava in avanti per spianarsi il cammino. Poteva sembrare lacero e mal ridotto, ma era immortale. Giovanni Succi nacque a Cesenatico nel 1850, vicino al mare. Oggi, a Cesenatico Ponente, esiste via Succi, una stradina parallela al Porto Canale. Giovanni era un bambino forte e crebbe in una terra di mangiatori. Nessuno avrebbe potuto immaginare che sarebbe diventato il più grande digiunatore di tutti i tempi. Nessuno, a parte la nonna materna, una donna piccola e sensitiva, imperiosa, che dirigeva la famiglia come si comanda un veliero, assecondando i venti e intervenendo solo nei momenti decisivi, così almeno la vedeva lei, in realtà interveniva spesso. Il padre di Giovanni si occupava di traffici marittimi. La famiglia era benestante, ma non era sempre stato così. Un tempo erano pescatori e di solito, quando dici pescatori, aggiungi umili, umili pescatori. In realtà, nella famiglia Succi correva da sempre anche una corrente di grandezza. Era il suo bello, si sentivano eccezionali. C'era in questa megalomania una generosità che faceva bene a un bambino. Soprattutto gli uomini si consideravano i migliori pescatori, i più grandi mangiatori, i più focosi amatori e così via. Questa grandezza generica e risoluta si impresse nella mente di Giovanni insieme a una sensazione di invulnerabilità, un passato di fame e un presente di grande appetito. Uno dei modi in cui un neonato era tenuto a distinguersi era mangiare. Giovanni cominciò subito bene, beveva litri di latte materno, come Ercole che in una notte ebbe bisogno di 10 vacche, disse la nonna, che aveva uno strano libro di mitologia. Non sono una vacca, osservò timidamente la madre, ma nessuno le dava retta. Quando fu in grado di assumere cibo solido, Giovanni si lasciava rimpinzare, felice, ma un giorno rifiutò il boccone, chiuse la bocca e la riaprì solo per dire solennemente «Oppa oba!» Che ha detto il bambino? «Troppa roba!» sussurrò la madre. «Troppa roba!» Aveva avuto una visione del futuro dell'umanità?
Tutti risero, soprattutto lo zio, un uomo enorme, e perfino il padre, un uomo che non si scordava mai la forza del suo successo e la bellezza dei suoi baffi. Solo la nonna Luisa abbassò appena le palpebre e scrutò il bambino con sospetto amorevole. Da allora si convinse che non mangiava abbastanza. Questa idea andava contro ogni evidenza, perché Giovanni in pochi anni diventò un mangiatore eccezionale, dunque normale. Ma la nonna era capace di visioni, intuiva i digiuni del futuro. Giovanni iniziava il pranzo stringendosi la cintura alla vita, poi a metà pasto la allentava, pensando in questo modo di creare uno spazio nuovo e mangiare di più e dare soddisfazione alla famiglia. Era un bambino impressionabile. Un cuginetto furbo gli spiegò che durante la prima comunione gli avrebbero messo una fascia sulla fronte, così poi il prete ci avrebbe piantato un chiodo, crocifissione frontale. Quando venne il suo turno di avvicinarsi al prete e offrire la fronte, si tirò indietro. Questa fu la prima e ultima volta in cui si tirò indietro davanti a una prova. A cena, per guarirlo dalla sua stranezza, la mamma gli mise nel piatto una doppia razione, perché così aveva deciso la nonna. Quella notte, lui, ancora scosso dall'immagine della fronte con chiodo, sognò che la nonna lo voleva mangiare. Il parmigiano va bene su tutto, diceva avvicinandosi. Era terribile. Ma quando si svegliò, le voleva bene come prima. Del resto, la nonna aveva ragione. Nel cibo stava il mistero del nipote. Giovanni non ingrassava mai, si manteneva robusto nel senso di forte, era fatto di una materia speciale. Quando la nonna agguantava un argomento non lo mollava facilmente. Ora ti spiego come si sono conosciuti i tuoi genitori. Ormai devi sapere come nascono i bambini. Tu sei nato dai ravioli. Si erano conosciuti durante una cena. Erano seduti uno di fronte all'altro, ma non potevano guardarsi. In mezzo al tavolo c'era una zuppiera piena di ravioli. La montagna di ravioli era così alta che i futuri genitori di Giovanni non riuscirono a vedersi prima di averne mangiati centinaia. Solo a quel punto fecero conoscenza e iniziò l'amore. Sei troppo magro. Se continui a mangiare così poco, come farai a trovare una moglie? Sembrava dire questa storia rotolandogli nella testa. Buonasera a tutti. Sentite? Sì. Buonasera a tutti, grazie a Tosso, ha fatto una lettura bellissima, come sempre. Allora, io brevemente introduco il libro, ma come sempre facciamo in questo format con Stefania, proprio molto brevemente dirò quello che è stato per me questo libro, l'impressione che ha fatto a me. Poi, naturalmente, l'autore racconterà il suo libro. Quando si scrive, di solito si consegna un libro a chi lo legge, no? Quindi l'autore deve sempre mettere nel conto che chi ne parla è un po' anche suo il libro, quindi perdonerà se ci sono delle interpretazioni, come dire, extra testo. Allora, questo libro è molto divertente, è un libro con un filo di ironia straordinario, che è poi quello che caratterizza un po' tutte le cose che ha fatto Enzo Fileno. E una straordinaria ironia per trattare un argomento che lì per lì può sembrare leggero: il digiunatore, l'uomo da baraccone, il fenomeno da baraccone che è stato esibito in tutte le città del mondo, in un'epoca a cavallo tra i due secoli, fine 800, primissimi del 900, in cui questo fenomeno da baraccone, digiunatori in particolare, era molto diffuso, si era diffuso parecchio. E quindi un libro che sembra leggero, sembra divertente, ma in realtà è un libro molto complesso, anche perché la narrazione si svolge su livelli diversi. Con questa ironia che può trarre perfino un inganno, l'autore che cosa fa? Ci porta dentro un mistero, che è il mistero di questo personaggio. Questo Giovanni Succi è un personaggio assolutamente misterioso. Nella sua apparente semplicità e in questo capolavoro di nevrosi in cui si identifica, che lo identifica, è un uomo estremamente complesso. E attraverso di lui noi possiamo non sto esagerando, ma possiamo intravedere alcuni misteri della mente umana,
della psiche che appartengono a tutti noi. Quindi attraverso questo personaggio c'è qualcosa che riguarda tutti e che in qualche modo aiuta tutti a dipanare degli strani gomitoli che tutti noi possiamo avere dentro di noi. Tutto questo avviene appunto con una scrittura molto appassionata, fra l'altro, molto partecipe, perché che cosa fa Enzo? Non fa il biografo, per fortuna, perché un personaggio così, la biografia di un personaggio così la racconti in due parole, insomma, ce ne sono in giro di biografie di Giovanni Succi, un fenomeno da baraccone, va bene? Uno che è stato in manicomio, ovviamente, anche, e fine. Lui fa molto di più, del resto poi lo dice, lui si confessa ogni tanto, lui all'autore, ogni tanto entra dentro e si confessa e dice questo lo dico io, lui si è immerso nel personaggio, va bene, si è messo dentro Giovanni Succi e io volevo sentire un sapore che trascende l'analisi, vero? Non ho scritto male, vero? Cioè lui cosa ha fatto? Si è messo dentro i panni di questa persona, l'unico modo per capirlo era cercare di mettersi dentro i panni, nei limiti del possibile, di questo personaggio e trascendere l'analisi, cioè non mettersi lì a dire se questo Giovanni Succi, più vicino? Non si sente? Questo Giovanni Succi è un impostore, un millantatore, è un profeta, un santo, un mistico, è uno che ci gioca, uno che se la tira. Chi è questo? Non si sa. Alla fine a queste domande non si risponde in questo libro, giustamente, perché sono domande fuorvianti. Sono domande a cui si può rispondere in una dimensione, in una lettura storica, storico-biografica di questo personaggio, ma siccome lui è romanziere, ha fatto una cosa da romanziere, cioè immedesimandosi nel personaggio gli ha dato voce, va bene? Ma naturalmente con grande rigore, cioè lui si è documentato prima, è andato a vedere tutti i documenti che parlano di lui, è andato a vedere le cose che stavano nei manicomi, quello che ne è stato scritto sui giornali, le testimonianze, giusto? Quindi un lavoro veramente da storico, diciamo. Però poi ci si è messo nei panni e ha tirato fuori, quindi noi troveremo dei dialoghi, troveremo un'enorme quantità di dialoghi immaginari, tra l'altro, non solo perché sono immaginari perché li scrive lui romanziere, ma perché l'immaginazione è il dato di fondo di questo personaggio, no? Quindi si può lavorare solo raccontando per immagini questo personaggio. E quello che alla fine, secondo me, un lettore trae da questa divertente, appassionante lettura è un'immagine molto forte di un personaggio, come dicevo, un personaggio che ci interpella profondamente, perché il campo semantico intorno a cui ruota tutto quello che fa Giovanni Succi nella sua vita è il campo semantico che potremmo definire dell'oltre, dell'altrove, del non in questo mondo, eppure contemporaneamente stiamo parlando di una persona estremamente vitale che sta più che mai in questo mondo, che viaggia, che va in Africa, che per poco non si fa mangiare da leoni, che ha a che fare con gli stregoni, è un uomo fisico, estremamente fisico, eppure questa sua fisicità misteriosamente si coniuga con una dimensione di un oltre, di un'alterità, di un non qui, di un oltremondo, potremmo dire, che non ha niente di spirituale in senso, diciamo, in senso corrente, mentre avrà molto di spirituale questo oltre a cui si consegnerà la sorella Augusta, che si farà suora di clausura, vero? Di clausura sì, proprio. Fonda proprio un ordine, fonda un quindi ordine. Diventa una quasi santa. Una quasi santa, esatto, una santa. Quindi lei è proprio una santa. Esatto. E quindi ecco, lei prende questa direzione, quest'altro no, nel senso, no, perlomeno non fonda un ordine, ecco, non fonda un ordine, già. Ma c'è questo oltre. Allora, questo oltre che cos'è? Noi abbiamo questo ragazzino che è in questa famiglia di mangiatori, questa terra di mangiatori, questa famiglia ricca, che però poi per rivelazione di questa nonna Luisa si scopre che forse è ricca adesso, ma non è sempre, e non è stata di poveri pescatori,
maestata di persone abbienti già prima di adesso, e quindi in realtà è una famiglia di perdenti, perché, e quindi questo in un certo senso lo tranquillizza questo bambino. Evidentemente lui era alle prese con un misurarsi con questa famiglia piena di successo, piena di, poi Enzo vi racconterà che famiglia era. E la nonna gli rivela: no, guarda, noi eravamo ricchi, abbiamo perso tutta la nostra ricchezza prima ancora di quando poi succederà davvero, perché appunto il padre di Giovanni poi avrà un tracollo finanziario terribile. Ecco, questo bambino pieno di immaginazione, il cui imprinting è dato da queste carovane di circensi che arrivano a Cesenatico, non si sa da dove, forse dal paradiso terrestre, come lui immagina, quindi da un oltre, da un altrove, e queste carovane sciorinano una merce umana stranissima, sono persone strane, no? Donne cannone o che ne so, strani personaggi, saltimbanchi, l'uomo senza milza, l'uomo cavallo senza milza, creature strane, come tutte le creature strane, noi sappiamo nella mitologia tutto ciò che altera il sistema binario, e tutti gli zoppi, gli strani, hanno a che fare con l'aldilà, sono tutte persone che vengono da un aldilà, da un altrove. Quindi l'imprinting nella mente del bambino è questo, c'è un altrove, un qualcosa, un mondo che sta al di là e che viene, su cui si aprono degli squarci attraverso queste presenze che arrivano a Cesenatico. Quando poi la famiglia tracolla davvero, c'è un enorme tracollo, muoiono i genitori, lui è ancora piccolo, questo mondo evidentemente si rivela per lui il mondo dove lui vuole andare. È il mondo verso cui lui andrà alla ricerca per tutta la vita, no? Di solito però le persone che fanno così, sempre, ancora oggi, sono persone guardate male, perché lo spirito di tutti i tempi vuole che ci si adatti sempre al mondo in cui si vive, no? Perché chi non si adatta di solito viene emarginato, e questo succederà a Giovanni Succi. E questo succede a tutti quelli che tentano in ogni tempo di fare questo, cioè di rifiutare il mondo in cui si trovano. E comincia quindi questa sfida della sopravvivenza, è una vera sfida, cioè si tratta per sopravvivere psichicamente, diciamo, Ernesto De Martino avrebbe detto la crisi della presenza, no? Cioè quando tu non hai più l'elemento psichico su cui appoggiarti per stare al mondo, quindi rischi la vita anche se materialmente non la rischi. Ecco, di fronte a questo rischio lui che cosa fa? Fa il salto in un'altra dimensione. Il digiuno, come ci dice Enzo, è una dimensione, non è un'attività, è una dimensione in cui lui entra. Il digiuno quindi diventa questa alterità, questo modo altro di vivere, è una sfida che sottrae al fallimento della vita, al fallimento della vita reale. La vita reale è pericolosa in qualche modo, e quindi c'è un fallimento in agguato. Ecco, a questa crisi della presenza ci si sottrae con uno sforzo che ha due facce: è lo sforzo della rinuncia, la rinuncia a tutto quello che offre il mondo, troppa roba, questo mondo che offre troppo, quindi no, perché mi vuoi nutrire, ma io non mi voglio nutrire di quello che mi dai tu, mondo. E quindi lo sforzo della rinuncia, ma poi anche dall'altra parte lo sforzo della sfida proprio fisica, tant'è che Giovanni sarà un digiunatore del tutto sui generis, a differenza dei digiunatori classici che si emaciati, scheletrini, compreso quello del racconto di Kafka, che probabilmente si ispirerà a lui. Giovanni è un mostro di potenza, ogni volta che digiuna diventa sempre più forte, solleva i maiali mentre canta, corre in cima alla Tour Eiffel con un'armatura addosso, è un mostro di forza, lo spirito del leone, no? Lo chiama lo spirito del leone. Quindi queste due facce, la passività, la rinuncia, il digiuno, il rifiuto, che poi avrà anche un aspetto mistico in qualche modo, perché lui saprà poi dominare il respiro, saprà poi dominare la propria fisiologia al punto da appunto abbassare le funzioni fisiologiche al minimo, come fanno tutti i mistici, come fanno chi fa meditazione, no?
e riesce anche a entrare in sintonia con la mente degli altri, tanto è capace di raffinatezza, nella passività si riempie dell'anima degli altri, no? Quindi è capace di queste raffinatezze, ma nello stesso tempo è una specie di belva che in realtà, quindi un digiunatore con l'anima del grande mangiatore, no? In realtà, ma forse è affamato di qualcosa che il mondo non gli può dare. E in questo, secondo me, c'è un legame con il digiunatore di Kafka. Io non ho da dire fondamentalmente altro. Se vogliamo cominciamo io e te o facciamo un'altra letturina così si introduce? Dimmi, Enzo, che ti senti di fare? Tu che sei attore. Tu che sei attore. Se volete facciamo la seconda lettura. Così diamo un'altra cosa, poi parla Enzo. La seconda parte dell'infanzia, che forse prepara poi un po' al manicomio. Così si ha più l'idea. Allora, arrivava il circo, ma non era uno di quei circhi organizzati col tendone e tutto il resto che abbiamo in mente. Erano nuclei familiari, per esempio la famiglia Tafani, una coppia con tre figli e qualche animale. Si esibivano in piazza e il pubblico doveva portarsi le sedie da casa. Povere acrobazie, scene comiche. Ho detto povere perché così pare a noi del popolo mondiale degli Oppa Oba studiando i documenti, ma Giovanni aveva invece una sensazione di lusso esotico. La cosa che più lo colpiva era che facevano quello che gli pareva, o così sembrava a lui, a cominciare dai vestiti. Ogni tanto la famiglia Tafani si tratteneva un po' di più. Un anno, mentre i grandi si esibivano in zona, la figlia piccola frequentò un po' di terza elementare nella classe di Giovanni. Genio dell'organetto, sapeva molte più cose di loro su tutti gli argomenti. Era bellissima, veniva dal paradiso terrestre. Le bambine di quei piccoli circhi erano sempre belle, le brutte le uccidevano. Più spesso arrivavano singoli individui, circhi individuali. Nel 1860 ne arrivò uno alto, magro, a torso nudo in pieno inverno, con pantaloni del pigiama a righe. Già a vederlo, era uno spettacolo. Si sistemò accanto alla fontana della piazza, dispose i suoi oggetti, un secchio e una scatolina, con la massima cura, senza parlare, e cominciò. «Io ora mi sdraio a terra e voi mi montate sopra». Gli montarono sulla pancia in tre, poi in quattro, poi in cinque. «Non mi basta!» urlava lui. «Non mi basta!» Alla fine gli montarono sopra in 15, dove capitava, tenendosi abbracciati per non cadere. Applausi del pubblico. Giovanni neanche applaudiva, fissava affascinato. L'uomo si alzò, serio, guardando negli occhi proprio Giovanni, che non dimenticò mai quel momento. Rimase ipnotizzato per sempre. Assorbì l'importanza di uno sguardo serio. L'uomo infilò la mano nel secchio, prese un ranocchio e lo ingoiò. Un altro ranocchio e lo ingoiò. Un terzo ranocchio, lo ingoiò. Poi bevve acqua dal fiasco e rivomitò i ranocchi, vivi. Aprì la scatolina e lo fece con la lucertola. Con un leggero inchino babilonese raccolse le offerte su un pezzo di stoffa, qualche moneta, i soldi erano rarissimi, ma soprattutto cose da mangiare, e se ne andò leggero. «Voglio diventare come lui», disse dopo aver visto l'uomo coi pantaloni a righe. Iniziò gli allenamenti insieme al suo amico Luca. Si montavano a vicenda in piedi sulla pancia. La parte che gli piaceva di più era dire «non mi basta, non mi basta», segnalava una forza illimitata oppure un eroismo insaziabile, come se avessero bisogno che la gente gli montasse sulla pancia. In realtà gli bastava. Infatti non chiamarono altre persone, anche se si ripromettevano di farlo non appena fossero diventati forti abbastanza. Per quanto riguarda il numero con rane e lucertole, non ci riuscirono, non dico a risputarle vive, ma neanche a inghiottirle. E poi la lucertola si aggrappa con quelle zampine e la rana salta, si ripetevano, rabbrividendo per giustificare il fallimento. Giovanni fu quello che andò più vicino a inghiottire la rana. Tutte le volte che ci provava gli venivano delle contrazioni alla gola che non aveva mai provato, e imparare a governarle gli tornò utile in seguito. Per il momento il risultato fu una strage di rane. Si dissero che quell'uomo doveva ricorrere a qualche trucco di cui non si erano accorti. Giovanni dentro di sé sapeva che non c'era nessun trucco. Dopo aver inghiottito le rane, aveva aperto la bocca per far vedere che era vuota. Nessun trucco, solo molta serietà. L'anno dopo arrivò l'uomo cavallo senza milza. Arrivò correndo, anche lui a torso nudo, e al collo aveva appeso questo cartello: «Uomo cavallo senza milza». Chissà da dove arrivava, sempre correndo, o così lasciava credere. In ogni caso cominciò a correre su e giù per il paese. I ragazzi gli andavano dietro, ma alla fine si stancarono. L'ultimo a fermarsi fu Giovanni, che stava diventando sempre più forte.
ma neanche lui poteva competere con l'uomo cavallo senza milza, il quale, dopo che anche Giovanni si fu fermato, corse in su e in giù per un'altra ora, poi si sedette in piazza, ma non in mezzo, in un angolo riparato. Chi gli dava un pezzo di formaggio, chi del pane o del vino, stava lì, dimesso, a mangiare nel suo angolo. Per noi forse c'è una vena di tristezza a immaginare la scena, chissà chi era davvero l'uomo senza milza, ma Giovanni ne colse solo l'aspetto eroico. «Voglio essere come lui», disse, e cominciò gli allenamenti di corsa. Non è che volesse imitare tutti quelli che arrivavano. Saltellando, arrivò uno dal lontano deserto di non so dove, sosteneva lui. Con l'aiuto di una pomata che spalmava sulle palpebre, si faceva cadere gli occhi e poi li rimetteva a posto. Sosteneva che continuava a vederci. «Ci vedo con il naso», diceva. «È possibile vederci con il naso?», chiese Giovanni. Il tipo si rivolse alla piccola folla, sconsolato. «Non sa neanche questo», fu la memorabile risposta. «A volte vedo coi gomiti». La gente rise. Non ci credevano, ma avevano bisogno di divertirsi e quell'individuo lo sapeva. L'uomo, convennero con Luca, era sicuramente un imbroglione, anche perché fece l'esperimento di sera, quando non ci si vedeva bene, neanche con il naso. Il momento in cui gli occhi rotolavano nella ciotola era particolarmente confuso. Però perfino in questo caso a Giovanni un dubbio rimase, anche se non lo disse a nessuno. Gli piaceva che il dubbio rimanesse, più che un dubbio era una speranza. E se davvero fosse possibile vederci con il naso, chiudeva gli occhi e ci provava. Era molto impressionabile, una bella fortuna. Viveva in un mondo pieno di possibilità. Sì, buonasera. Grazie alle letture delle cose che si sente, rimbombo troppo? Ah, e delle cose che hai detto che sono molto profonde, tra l'altro. E, mi ha colpito che hai detto che l'ironia può trarre in inganno, no? Che è una cosa, penso, che sia vera, perché per me è un modo naturale e quasi necessario di esprimermi, per prendere, come dire, le misure rispetto all'argomento, a volte incandescente, no? E, o comunque che mi colpisce. E, però può succedere che uno leggendo percepisca solo quella, no? Mentre per me quello è lo strumento, come dire, per aggredire è una parola, per afferrare qualche cosa che non è facile da afferrare. Come per esempio questo appunto digiunatore. Ora riprendo, come dire, rispondo, parlo, riprendo alcune cose che hai detto. E innanzitutto, appunto, quando sono entrato in contatto con questo soggetto, i primi contatti, una vita, diciamo, salgariana. Infatti, no, Salgari si interesserà a lui, addirittura si fa ritrarre insieme al digiunatore. Lui sono grandi avventure, l'Africa all'inizio, appunto. Tant'è vero che all'inizio nei giornali lui figurava come esploratore. Perché dopo il tracollo familiare lui vuole essere un uomo d'affari, perché sì, come dicevi, no? Lui vuole integrarsi nel mondo, sempre in modo grandioso, però lui lo ritiene realistico. Questi affari sono sempre disastrosi, ma al tempo stesso questo è un ragazzo giovanissimo, lui va in Africa giovanissimo, gira in lungo e largo, non si sa come fa, è difficile capire veramente alcune vite, no? Forse tutte, ma insomma, questo in particolare, come ha fatto? Questo gli vanno sempre male, però va in su e giù, gira tutta l'Africa. Infatti, appunto, poi esploratore, come compare sui giornali, talora addirittura benefattore, cosa che mi affascina molto perché non si capisce bene in cosa fosse bene, non lo so, in realtà non ho capito. Perché, appunto, per dire un'altra cosa che dicevi, il libro nasce da una documentazione anche grande, perché entra in contatto grazie al mio amico Stefano De Martin, che aveva molti materiali, aveva fatto una mostra su questo personaggio, e quindi la documentazione è enorme. Poi se uno comincia a studiarlo non finisce più, perché nel momento di inizi umili, difficili in Africa, fa tutto male, poi però ottiene grandi successi e a un certo punto diventa un personaggio noto in tutto il mondo, addirittura alla Scala. Lui entra, per dire, entra
eseguivano un'opera di Verdi e i cantanti smettono di cantare, no? Per guardare, quindi pausa, guardiamo, è lui, quindi un qualcosa di, che per noi è difficile, no, immaginare, perché poi scomparirà, come scompariranno i digiunatori, anche perché le grandi dittature, è interessante questo, si accaniranno contro il digiunatore, diciamo, volontario, quello che non provocano loro. Comunque, ecco, diciamo che sì, c'è una parte di documentazione che può non finire più, perché anche le avventure africane, io ho dovuto, diciamo, ridurre la parte romanzesca, perché ne fa veramente di tutti i colori. E per me la documentazione, quindi, non è tanto per non sbagliare, quanto, come dire, per produrre una pressione immaginativa, no? Infatti appunto nella pagina iniziale penso si capisca, c'è una parte, diciamo, di immaginazione e c'è una parte che nasce dai documenti. E perché sì, lui ha questo soggetto, Giovanni Succi, nasce nel 1850 e muore nel 1918, ha due aspetti, perlomeno due, cioè uno appunto l'uomo che si esibisce, l'uomo dei baracconi, e l'altro il mistico, diciamo così, no? O con aspetti che sono, non a caso questa sorella che fonda un ordine religioso, lui non ne parla quasi mai, però io trovo affascinante questa duplicità, no? E quindi da una parte l'avventuriero, appunto, che va di qua, va di là, perché lo dico perché non so se sia detto, che qualcuno lo sa, qualcuno no, lui in Africa quasi muore e, secondo quanto racconta, sopravvive grazie al digiuno, che uno stregone gli insegna l'arte del digiuno, gli dà il segreto di un elisir da combinare col digiuno e gli dice: guarda, te con questo potrai sopportare tutto, potrai guarire dalle malattie con l'arte del digiuno che io ti ho insegnato, potrai anche prendere veleni, e questo digiuno ti darà forza. E questo per me era affascinante, no? Il fatto di questo digiuno che almeno fino al ventesimo giorno aumenta, stando a quanto, a quello che pare, a quello che si dice, ma anche a quello che poi hanno registrato con misurazione, aumenta la forza di questo soggetto. Da una parte questo, l'uomo, diciamo, forzuto, dall'altra però questo soggetto che gira poi tutto il mondo è per lo più sta in un recinto, quindi psichicamente è affascinante, almeno per me, perché si fa i duelli, perché ne fa, appunto, va a cavallo, gagliardo, però lui durante i digiuni chiaramente stava per lo più in una recinzione per essere controllato, o un recinto, o una casina, o una cosa trasparente, cioè aveva una tendina, un letto, un tavolino, una tendina per fare i suoi bisogni. Quindi proprio ridotto come all'essenziale. Quindi da una parte il personaggio appunto salgariano delle grandi avventure, dall'altra una specie di monaco, no? Perché Sandokan uno si immagina che mangi, poi invece lui è un Sandokan che sta lì, un tavolino, proprio ridotto. Evidentemente penso lui avesse bisogno, almeno a me piace pensare questo. E a quanto pare avesse bisogno di questa essenzialità, di questa riduzione, di questa, diciamo, pulizia anche, no? E un'altra cosa che io trovo, diciamo, attraente, perché questo personaggio mi ha esaltato, no? E trovo attraente che non risulta che abbia mai parlato male di qualcuno, quindi non si lamenta mai, sempre non mi basta, non mi basta ancora, no? Ancora. E entra soprattutto durante i digiuni in uno stato mentale di grande attenzione, anche questo mi colpisce, però non di attenzione. Uno dice: attenzione, aspetta, ora aggrotto le ciglia, no? Mi concentro, devo seguire, come uno sforzo. Invece di langore, dove però capta molte cose, no? E in questo appunto non so se come definirlo, però ha qualche, come se effettivamente entrasse in un'altra dimensione, no? E
Comunque, ecco, tornando all'inizio, all'inizio ci sono questi baracconi che arrivano. Te interrompimi quando vuoi, eh. Ah, ok. Questi baracconi che arrivano e che formano l'immaginario suo, no? Questi uomini straordinari. E nel romanzo è accennata l'idea che ci sia una civiltà dei baracconi erranti, no? Che ci sia qualcosa che viene trasmesso nei secoli al di là, diciamo, delle cose più considerate più importanti, no? E infatti questi baracconi formano proprio l'immaginario. Tanti, no, sognano, si vede anche nelle canzoni, no, di Vecchioni, che passa un carro, il protagonista, la voce che canta vuole sempre andare, seguire questi carri per tutta la vita, poi non lo fa mai. Mi piace molto quella canzone, I Commedianti, mi sembra, si intitoli. E comunque nei libri, anche, insomma, si vede film, Fellini, ma questo lo fa davvero. Cioè, questo prende, li segue, segue quello che per lui sono questi baracconi, li realizza, diciamo, realizza a modo suo. E quindi, insomma, lui comunque, per raccontare ancora un po' la storia, lui va in Africa, torna qui, dice, porca miseria, io sono portatore di questo segreto. Quindi comincia a dire, è entrato in me lo spirito del leone, un tipo veramente gagliardo, no? È entrato lo spirito del leone, voglio quindi che il mondo, voglio dare al mondo questa mia grandezza, perché era megalomane naturalmente, questa mia grandezza, no? E però gli spiritisti romani lo trattano malissimo. Lui comincia a esibirsi in un ristorante, perché si esibivano spesso nei ristoranti, anche questa, perché c'era gente che mangiava e aveva lì il suo bel digiunatore. Come spesso gli accade varie volte, viene rinchiuso in manicomio, ma perché vedono che c'è qualcosa che non... Però anche lì non è che lui, dicevo prima che non si lamentava mai, non è che dice, oddio, mi hanno rinchiuso, mamma mia, è ingiusto. No, lui scrive una lettera di cui... Quella è una parte vera, diciamo, che c'è nel romanzo, anche se l'ho dovuta attenuare, perché... le parti, ecco, diciamo, nel romanzo, le parti che sembrano più incredibili sono quelle vere, se non mi sarebbe mai venuto in mente. Lui, rinchiuso in manicomio, trattato malissimo, non dice mai oddio, oddio, no, scrive ai regnanti dicendo, io ragazzi, io se non mi liberate spiano l'Europa, Quindi, capito, assieme, io lo trovo invidiabile questo atteggiamento, ecco. E nulla, cosa volevo dire? No. E poi c'è questo tentativo di diventare socialista, no? Cioè di trasformare il digiuno in un, come dire, in una determinante socialista. Sì, sì, ecco, no, questo giusto volevo dire, proprio questo, che lui attrae, mi piace immaginare che abbia condizionato, diciamo, il Novecento e quindi la nostra storia, e che noi, che lui arrivi a noi, sia pur oscuramente. E mi piace anche immaginare che molte cose che noi consideriamo molto serie in realtà nascono dai fenomeni da baraccone. Quindi c'è una duplicità. Dalla parte la serie, cioè il fenomeno da baraccone come elemento affascinante. Dall'altra il fatto che molte cose che noi crediamo serie, secondo me non lo sono. Anche da questo nasce. E quindi le grandi correnti, ma questo è vero, questo, non, cioè questo che sto per dire è vero, quello che ho appena detto lo penso io, ma quello che sto per dire è che le grandi correnti lo contattano perché vedono in lui un'occasione. Quindi, cioè, basti dire che lui passa un periodo a Milano, incontra questo Mirzan, che come tutti pensa che lui sia un truffatore, perché tutti all'inizio dicono che sia un truffatore. Poi scopre che non è un truffatore e quindi si entusiasma tanti. E scrive un libro su di lui, cioè dove parla anche lui, e basta il titolo, Trilogia ipno-spiritica socialista. Cioè lui, ipnosi, spiritismo e socialismo, uniti, che per noi sono separati, no? E invece no, non è. E in effetti i socialisti dicono, vedi questo può risolvere i problemi dell'umanità, tra l'altro con visione anche assai, diciamo, attuale, come si dice, no? Perché cioè, questo
può mangiare pochissimo, diventeremo perché poi momenti di esaltazione li aveva in effetti, diventeremo esseri elettronervosi, cioè, comunque superare la dimensione materiale o comunque attutirla. Quindi tutti i socialisti, cioè tutti, non è che tutti, però alcuni si lo avvicinano, cioè, guarda lui. Gli spiritisti, dopo un iniziale così disdegno, invece no, dice, vedi, porca miseria, questo è un fenomeno perché parla coi mobili, perché naturalmente durante il digiuno sosteneva anche di contattare spiriti di tutti i tempi, di farne di tutti i colori, e a livello spiritico, tant'è vero che c'è un importante convegno spiritista mondiale e in Brasile come delegato italiano è invitato lui. Tra parentesi, ora lui fa tutto, addirittura fonda un giornale, non si sa come, durante un digiuno, voleva fare anche il giornalista, poi non gli è mai riuscito, ma voleva fare. E poi l'altra cosa, poi il positivismo, i positivisti dicono: porca miseria, ma questo, prima dicono: beh, è un imbroglione, poi quando dicono: forse no, comunque misuriamolo. E quindi tutti, e anche perché durante un come accennavi, no, lui va a Parigi. Durante un digiuno, io lo trovo veramente straordinario, dice, devo correre, perché poi già una volta in Egitto aveva detto al ventesimo, devo correre, ho bisogno di sgranchirmi al ventesimo giorno, e gli mettono dietro della gente più giovane, più balda di lui in teoria, ma lui a quanto pare corre 8 ore in salita, e a un certo punto lo perdono. Infatti i detrattori dicono, hai visto, è un imbroglione, ho capito, è un imbroglione, ma questo è il ventesimo giorno, ha corso 8 ore, per un imbroglione avrà avuto un pollo arrosto, ho capito, ma intanto è andato 8 ore in salita come un missile. E così, uguale, anni dopo, già più, perché questo in Egitto c'era in effetti poco controllo, a Parigi già, perché via via diventano più professionali i suoi digiuni, più controllati, a Parigi già di più, e, perché lo voleva lui, dice, ma mi devo sgranchire. Hanno appena costruito questa torre, c'è la torre, ma lo sai che ci salgo sopra di corsa, però è un po' piccola, io lo trovo meraviglioso, per me è piccola, un'armatura, voglio un'armatura, guarda che non è da poco, è il ventesimo giorno, nonostante lui la trovasse piccola, corre per tutta la Torre Eiffel in cima con un'armatura metallica, e torna, però torna e galvanizzato, perché evidentemente si esaltava, e quindi lo rinchiudono nuovamente in manicomio. E c'era questo Charcot, importantissimo medico, con Freud, che era suo allievo, no? E questo Charcot, a quanto pare, adorava, gli piaceva averlo come paziente. E Freud, Charcot, lo guarda, ma questo è un tipo interessantissimo, perché Charcot aveva, cioè, scusate se accumulo argomenti, ma d'altra parte... Esatto, però insomma, per dire, c'è tutto un tema interessantissimo per me della esibizione della malattia mentale, no? Questo Charcot, grandissimo genio, infatti Freud darà il nome di Charcot al primo figlio, faceva con queste cosiddette isteriche, andava molto, no? L'isteria, degli spettacoli in sostanza, erano diverse, un po' isteriche, accentuavano per essere più isteriche, per essere le isteriche di Charcot, e Succi diventerà in pratica un periodo un'isterica di Charcot, perché quando si metteva a fare una cosa chiaramente la faceva bene. Quindi ecco, per dire, cioè il socialismo, positivismo, spiritismo e anche in fondo capitalismo, perché poi dopo, se c'è tempo, dico che dopo, deluso da tutte queste cose, si lancia negli affari. Si lancia negli affari che poi non gli riusciranno mai, ma insomma ci si lancia. No, ma è interessante appunto come un personaggio come questo sia stato affrontato via via da tanti punti di vista senza mai cercare di capirlo. Forse tu sei il primo che lo fa, cioè nel senso, lui sta a cavallo tra due secoli, no? È un mondo positivista che però sta già trascolorando, muore nel 18 con la guerra mondiale, il mondo è cambiato completamente, no? Quindi siamo a cavallo tra un periodo appunto di magnifiche sorti e progressive, e che però sta già capendo che le cose stanno potentemente cambiando. Freud sta già lavorando sull'inconscio, si sta preparando una fase della cultura e del mondo occidentale molto problematica e molto, che manderà all'aria una serie di paradigmi con cui è stato letto il mondo in quel momento. Ecco, lui sembra proprio un personaggio adatto a vivere in questa circostanza, no? In cui
sta finendo un mondo, ne comincia un altro di grande turbolenza anche culturale, e quindi lui viene strattonato da tutte le varie, come dire, punti di vista che in questo magma si avvicendano, e quindi c'è chi lo studia da scienziato, no? Quindi gli mette gli elettrodi e lo studia come un animale, chi lo studia dal punto di vista dello spiritismo però sperimentale, quindi quel tipo di spiritismo in realtà rientra ancora nello spirito del positivismo, è uno spiritismo scientifico in qualche modo. E chi lo rinchiude proprio al manicomio, va bene? Oppure se ne va in Africa a fare i suoi tentativi di commerci falliti, o comunque di vita in un altrove. Questo mondo in cui lui si trova non lo capisce, qualunque sia il punto di vista da cui lo affronta, non lo capisce. L'unico modo per, in un certo senso, dominare il personaggio, governarlo e cercare di capirlo, è quello che hai tentato tu, cioè quello di mettercisi dentro, mettersi nei suoi panni e tentare di immaginare cosa avrebbe detto, fatto, pensato nelle varie situazioni in cui si è trovato, no? Sapendo che lui era uno che aveva una grande capacità di immaginare, era il suo imprinting, era appunto l'immaginazione. E quindi questo libro è straordinario proprio per questo, perché appunto si muove su più livelli, dicevamo, perché poi sullo sfondo ci sono anche tutte queste cose, c'è il socialismo, cioè si vede anche il mondo che c'è dietro questo personaggio. E un episodio bellissimo che vorrei tu raccontassi è la storia di Stanley, l'incontro con Stanley, che è una bellissima storia, ma dilla tu. Sì, lui in Africa incontra il famoso esploratore Stanley, cioè quello che era andato a cercare Livingstone, che era un vero esploratore, certo, diciamo così, però anche Stanley che lo va a cercare, no? Il famoso incontro tra Stanley e Livingstone. Io trovo straordinario, devo dire, la percezione del mondo di Succi, soprattutto per quei tempi, perché Livingstone, Stanley vanno sempre in posti che esplorano, in posti inesplorati, no? E Succi dice: ma inesplorati, ma io ci sono stato, c'è un sacco di gente lì. Io lo trovo meraviglioso, perché effettivamente è vero, inesplorati da lui. È come se io, che sono sempre stata a Bagnolo, vado a Perugia, inesplorata, ho capito, ma lì è pieno di gente di Perugia. Tant'è vero che poi è venuto fuori, ma questo credo negli anni successivi, lui non è che l'ha detto, che anche Stanley, Livingstone, avevano... c'erano dei re, dei sovrani locali che magari gli mettevano a disposizione 100 persone. Anch'io se vado a Perugia lo esploro bene se ho 100 persone. E quindi Succi a questa cosa, dice: ma io ci sono stato, no? Perché Stanley dice: sono stato qua, sono stato là. Ci sono stato. Dice, c'è il mio amico, perché ora va detto che appunto questo libro nasce da documentazione, e anche ogni tanto ovviamente c'è dell'invenzione o della commistione, e io mi ero ispirato una volta che mi sono ispirato a una cosa che, cioè, non risulta diciamo vera del Succi, anche se plausibile, quindi diamola anzi per vera. Una volta che eravamo insomma in Sudafrica, a Savana, così, c'era un posto dove dice: qua il primo uomo occidentale è arrivato appunto nell'Ottocento, periodo di Succi, ed era un ragazzo di Livorno. Anche questo io lo trovo, meriterebbe un romanzo, perché un ragazzo di Livorno che fece naufragio sulla costa, ma pensa, tipo anche lui 20 anni, fa naufragio sulla costa in questo posto dove a quanto pare non c'era nessuno occidentale, quindi senza sapere né lingua né niente, lui che fa? Va all'interno e mette su un chiosco dove vende le cose. Quindi delle vite straordinarie, no? E così Succi dice: no, ma esploratori, ma io questo lo... E questo comunque è in generale come atteggiamento, è nei documenti, siccome epoca coloniale, quindi portatori di civiltà, così, e questo lui non l'ha mai. Questo, ecco, volevo dire, per alcune cose sono un po' frutto di invenzione. Questo proprio invece risulta più volte, perché le avventure africane sono documentate, c'è un sacco di roba, ho dovuto anzi diminuire, 800 pagine, mentre volevo appunto mettere a fuoco alcune cose per me importanti, non solo le avventure, diciamo, salgariane, però risulta che lui, infatti lui va lì, è meraviglioso, lui vuole fare affari, no? Non dice mai: io ho esplorato, no, io sono andato dall'autorità tal dei tali per conto dell'Italia, poi mi immagino, io vengo
per conto, e voleva commerciare, ma non ha mai l'atteggiamento, diciamo, coloniale. Io ricordo una cosa, mi sono fatto questa idea, diciamo, in che cosa era benefattore, non si sa. Certamente, a quanto pare, a quanto risulta, anche quelli più scettici, tipo quelli, i medici iniziali del Giuno di Firenze, che poi forse leggeremo, un brano, all'inizio sono scettici, poi dopo gli sta sempre simpatico, innanzitutto perché lui non sentenzia mai. Lui non è che lui non sentenzia, ma dice solo sì, sono meraviglioso, studiatemi, ma non è che sta a sentenziare sulla singola cosa. Io ricordo o a portare appunto civiltà, se non prendetemi esempio. Ricordo un brano dei Tristi Trofici di Lévi-Strauss dove dice, non so su che basi, me lo trovo meraviglioso, che i colonizzatori spagnoli, insomma, comunque occidentali in America, nel Nuovo Mondo, no? Arrivano e molti indigeni morirono, ma lui dice, ma morirono di depressione, da vedere che mondo portava questa gente, cioè morivano sorucidi proprio per la depressione. Io lo trovo straordinario. E invece una cosa che si può dire di Succi è che non portava neanche in manicomio, non portava mai depressione. Anche io leggendolo, poi se c'è tempo faccio dopo una cosa su un accenno a Kafka, che è tutto diverso, ma leggendolo uno prova un senso di esaltazione, capite? Perché uno, perché picchiato, dice non mi basta, è vero che è al limite della follia, però è anche molto incoraggiante. Non c'è dubbio. E vuoi farlo subito l'accenno a Kafka? Perché una delle poche opere che Kafka non voleva che venissero distrutte delle proprie opere, che disse al suo amico, no, gli altri disse distruggerli, anzi possibilmente non leggerle neanche, ma non Un artista del digiuno, che è un racconto su un digiunatore, secondo alcuni è Succi, perché Kafka, questo è interessante in generale, era un grande esperto di spettacoli, di appunto, fenomeni da baraccone, circhi, che uno non se lo immaginerebbe, no? Invece era addirittura abbonato alle riviste di settore, proprio per esperti. E quindi lui fa questo racconto, come accennavi prima, lui, Kafka, questo racconto che è l'unico che non vuole che venga distrutto, una delle poche, delle quattro cose, ma più di tutti teneva a questo, perché in realtà questo digiunatore può essere interpretato anche ovviamente come Kafka, come stesso, come la scrittura, è uno che si dedica a una cosa con una, diciamo, passione maniacale. Kafka non dice mai maniacale, comunque insomma così rigorosa che muore così. A parte questo, appunto, questo, come dicevi, il digiunatore di Kafka è un tipo veramente kafkiano, giustamente Kafka, e quindi è tristissimo, è macilento, è disgraziato, fa venire una tristezza. Invece a me piaceva, diciamo, ambiziosamente fare un dialogo con il racconto di Kafka, ma non riprendendo i toni kafkiani, facendo l'opposto, perché se Kafka si è ispirato a Succi, cosa che è probabile, perché comunque l'ha conosciuto, l'ha visto e lo conosce, aveva ben presente, l'ha capovolto totalmente, l'ha portato a sé nella sua tana kafkiana, mentre il nostro era appunto Gagliardo, tra l'altro era un grande mangiatore, questo non so detto, ma quando non digiunava mangiava, la gente andava a vederlo mangiare, addirittura a fine digiuno, cosa. E insomma, però alla fine del racconto di Kafka compare una pantera vitale, cioè che portava la vita anche in gabbia, che non gli mancava spirito nulla. Spirito del leone. E chiaramente sembra a me lui ha scisso Succi, perché Succi era anche questa pantera, no? Addirittura nella prima versione del racconto di Kafka era un cannibale, comunque arrivava un cannibale, comunque un cannibale vitale, a parte per le vittime, ma insomma un uomo forte, un uomo appunto vorace, e quindi penso che Kafka l'abbia scisso, mentre Succi era le due cose, era appunto quello che si diceva all'inizio, il digiunatore, ma anche la pantera. Bene, io penso che siamo in fondo, sì. E che quindi sì. Ascoltiamo di nuovo Tosti. Facciamo l'ultima. Direi che facciamo l'ultima lettura, poi forse il nostro tempo si conclude, forse vero? Forse si conclude. Io ti avrei voluto chiedere una cosa. Poi, ma se non ci cacciano. Se non ci cacciano, aspettiamo che ci caccino. Quando tu dici a un certo punto adesso non lo trovo, anche perché non lo vedo, ma tu dici a un certo punto che... secondo te c'è un il digiunatore, cioè Succi è stato tutta la vita alla ricerca di qualcuno che gli dicesse chi era,
e però forse non c'è riuscito, non lo so. Ecco, che cosa vuoi dire esattamente? Perché anche questo è un aspetto che riguarda tutti, secondo me. Sì, perché lui appunto mi piaceva molto il fatto che lui si lasciava molto da una parte pieno, diciamo, di sé in un modo eccezionale, ma generoso, non arido. Però si lasciava molto andare, e, per dire, qua noi ci cioè, sono alcuni del pubblico che conoscono un nostro amico che ha detto una cosa per me memorabile, anche se non, insomma, in questo caso in positivo. Dice: io se voglio sapere tutto, no? Se io venissi operato vorrei stare sveglio e perché io studio, mi documento, io so, e quindi guardare il chirurgo e commentare insieme, no? E mi immagino tra l'altro il povero chirurgo che alla fine l'ammazza, ma a parte quello, per dire, su c'era esattamente l'opposto. Su ci arriva a Firenze, ora penso se facciamo in tempo non si legge, e dice semplicemente: io non so mica nulla, non è che io sto a sentenziare, appunto, non so chi sono, so che vi conviene studiarmi, ragazzi, studiatemi. E con tutti fa così, infatti, appunto, con i socialisti, con tutti, dice: sì, sì, voi studiatemi perché mi sembra proprio che valga la pena, no? E però al tempo stesso si lascia, ditemi un po' chi sono, si lascia misurare, perché fanno delle, ora non c'è tempo, ma delle misurazioni incredibili, no? E questo, questo fatto di forza, ma anche dice debolezza, no? Di dire: io mi lascio andare, ditemi un po' voi. E sta molto a ascoltare. Tant'è vero, un'altra cosa interessante, non prova mai a dire cose molto profonde. Tant'è vero che anche questi commenti, uno scienziato, non so se leggeremo quel brano oppure no, alla fine dice: sì, è un buon ragazzo, alla fine è un buon ragazzo, anche se uno è gentile, è anche accondiscendente. Lui non è che, se, certo, se lo turbi, ma altrimenti lui è come a questo lato di, appunto, di concentrazione morbida, di lasciare andare, di ascoltare. Infatti non risulta mai che avrebbe potuto benissimo, nel momento in cui tutti stavano lì, pendevano le sue labbra, atteggiarsi a santone, fondare una religione, no? Invece, per nostra fortuna, diciamo, non l'ha fatto. Lui: no, ma non lo so, sono straordinario, è vero, ma per il resto fate voi, io lo trovo bellissimo. Bellissimo, è un esempio di come ci si dovrebbe rapportare al mondo, cioè farsi dire dagli altri chi si è la cosa più bella del mondo. Bene. No, dico solo questo, Lombroso, no? Il famoso studioso passato alla storia negativamente, ma che ha dei lampi di genio, perché tutti si chiedevano se fosse pazzo, dice: no, secondo me Succi non è pazzo, lo è stato forse a volte in passato. Io lo trovo bellissimo, ogni tanto. Grazie. Esiste un animale marino, la scidia, che se ne va in giro lasciandoci portare dalle correnti, ora qua, ora là, verso un posto migliore. Quando trova il posto migliore, lo trova sempre, si lascia andar giù, si ancora al fondo e dà inizio a un'esistenza stanziale, ma non per questo inoperosa. Si concentra, percepisce i propri organi uno per uno, ne cambia la disposizione interna, perde la coda, perché tenersi una coda se stai fermo? Meglio semplificare. Alla fine la scidia si mangia il cervello, che a quel punto non serve più. Questa storia, detta con altre parole, quelle vere ormai sono andate perdute, il digiunatore l'aveva sentita da bambino, da uno di quegli uomini prodigiosi dell'Adriatico che portavano i granchi e si esibivano immergendosi nel porto canale. La nonna li definiva dei tipacci, ma aiutami a dire tipacci, quando voleva dir male di qualcuno invocava spesso l'aiuto del suo interlocutore, anche se non ne aveva bisogno. Molisani, aggiungeva, pronunciava questa parola arcana in modo secco e veloce, con il massimo disprezzo. Era forse una maledizione, certo una sentenza definitiva. Quelli si mangiano il cervello a forza di bere, aveva detto la nonna. Fin da piccolo Giovanni aveva capito che era una bugia, non si può mangiare bevendo. Lo stregone invece li apprezzava, gli uomini prodigiosi dell'Adriatico. Il fatto che lo stregone in realtà non li avesse mai incontrati, perché non si trovava a Cesenatico Ponente quando Giovanni era bambino, non turbava il digiunatore. Per lui l'ordine degli avvenimenti non aveva importanza. Il prima e il dopo ti confondono le idee. Il punto è che anche Giovanni a volte sentiva il bisogno di semplificare.
anche a lui a volte sembrava che il suo corpo avesse troppi pezzi, troppa roba, oppa oba, come diceva da piccolo. Un altro non avrebbe saputo come risolvere questo eccesso di se stesso, ma lui portava dentro di sé i segreti dello stregone e così appoggiava la lingua al palato, calmava il respiro, rallentava il cuore, si concentrava, mettiamo, sul proprio piede. Dopo un po' sentiva di essere solo quel piede, o la mano, o la parte interna dell'orecchio, qualsiasi parte del corpo, interna o esterna, per esempio, naturalmente, lo stomaco, che diventava un universo completo in cui avrebbe potuto entrare per farsi una passeggiata. Questa potenza di identificazione in un pezzo del corpo, a scapito degli altri, era meravigliosa. Chi non vorrebbe essere un alluce privo di cervello? Ma anche pericolosa. In certi momenti gli pareva seriamente di poter fare a meno del cervello. Voleva fare a meno del cervello, proprio come la scidia. Ecco perché, a differenza della scidia, la cui scelta è troppo radicale, cercava sempre qualcuno che usasse il cervello al posto suo. Lui aveva cose più importanti a cui pensare. Firenze era piena di persone pronte a pensare per lui, almeno 220. Infatti, durante il suo digiuno fiorentino fu seguito da 220 medici selezionati dall'Accademia di Medicina. E chissà quanti furono gli esclusi. Chi gli controllava il respiro, chi il cuore, chi le urine, chi la saliva, chi la forza muscolare, chi i movimenti delle palpebre, chi il peso, chi la crescita dei peli, chi la vista, chi la vitalità sessuale e così via. Il tutto moltiplicato per 220 specialisti con i relativi meravigliosi apparecchi. Misurazioni ben più affascinanti di quelle a cui era abituato. 220 verità che lo seguivano quando si muoveva, durante quel digiuno ci furono vari spostamenti, e lo circondavano quando stava fermo. Questo idealmente, nella realtà i 220 facevano dei turni, seguirlo tutti insieme si era rivelato scomodo e c'erano state delle proteste quando passavano in vie strette, per cui il corteo era stato ridimensionato. Ma lui, che aveva poco interesse per il prima e il dopo, aveva pochissimo interesse per i turni. Coltivava la sensazione esaltante di essere seguito da un codazzo enorme di persone che pochi re o imperatori hanno avuto. «Sono come Cleopatra», disse. Una donna di cui non sapeva niente, ma in fondo sapeva poco anche di se stesso. All'inizio di ogni esperienza era sempre entusiasta per la sua forte volontà di credere e di aderire, come la scidia, a qualcosa di solido. La fiducia naturale, che era alla base della sua amabilità, cercava un supporto su cui prosperare. Più tardi subentrava un'inquietudine, il dubbio che in fondo non fosse poi così solido, anzi magari non era neanche il fondo, ma questo si vedrà o già si è visto. Intanto, quando percorrendo una via si voltava verso i 220, li chiamava così anche se erano 10, sorrideva beato e diceva: «Chi mi ama mi segua».